Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo ancora una volta su Dragon Ball Z Dokkan Battle perché, come potete vedere dalla schermata iniziale, abbiamo un'immagine che ci colpisce subito, ovvero un Ultimate Gohan che ci vola incontro, perché appunto è stato annunciato la nuova stage del Dokkan Event che arriverà presto. Questo ovviamente cosa sta a significare? Ovvero l'uscita della batch di Ultimate Gohan. Una batch che penso possa essere interessante, ma che non mi dirà nulla, in quanto io non pullerò completamente su questa batch, almeno molto probabilmente non pullerò, anche perché avendo finito le stone di Natale non penso di poterne avere delle altre, quindi di conseguenza lascerò questa batch e possibilmente mi concentrerò successivamente su quella di Broly Super Saiyan 3, che quella effettivamente mi servirà parecchio. Detto questo, ovviamente ci ritroviamo sempre su Dragon Ball Z Dokkan Battle, versione global, e oggi volevo parlarvi appunto di un qualcosa di particolare, perché dato che tante persone nelle mie live mi hanno chiesto sempre comunque come fare un team, come costruire un team, come fare questo, come fare quello, oggi ho deciso di fare un video un po' più esplicativo, anche se io comunque non sono un pro, comunque non sono chissà che all'interno di Dokkan, ma conosco semplicemente le meccaniche di base e quindi penso che effettivamente possa aiutare qualcuno magari a farsi un primo team, così giusto per farsi i primi eventi, farsi le prime scalate, eccetera eccetera. Prima però di parlare di questo dobbiamo andare sulla nostra character list, perché prima di parlare dei team è giusto conoscere appunto le basi. Le basi quali sono? Le basi sono che all'interno del gioco vi sono 5 categorie di colori: la categoria GL, che è quella blu, la categoria Tech, che è quella verde, la categoria Int, che è quella viola, la categoria STR, che è quella rossa, e la categoria fisica, che è quella gialla. Detto questo, conosciute le basi, dobbiamo parlare sul come costruire un team e effettivamente come renderlo efficace. Un team è composto da 6 carte, chiamiamole carte, anche se in realtà sono 6 personaggi, ma preferisco chiamarle carte, dato che quando tu le apri vengono appunto evidenziate come se fossero le carte da gioco. Quindi vengono mostrate e vengono utilizzate 6 carte. Da queste 6 carte dobbiamo evidenziarne una in particolare, che sarà il nostro leader, quindi il nostro capo, diciamo, e tutti gli altri che saranno il supporto per quanto riguarda il team. Come si fa a scegliere il leader adeguato? Innanzitutto bisogna parlare dei vari colori per quanto riguarda i leader, perché ovviamente ci sono i leader dei colori o i leader dei tipi, che sono due cose diverse ma che spiegheremo a tempo debito. Per prima cosa dobbiamo iniziare a inquadrare come effettivamente i colori funzionano tra di loro. Quindi adesso a schermo vedrete praticamente una tabella molto primitiva, se così possiamo dirla, ecco, dove praticamente vi vengono spiegati come funzionano i vari colori. Allora, i colori dovete immaginarli come se steste guardando un orologio e praticamente questo orologio cammina in senso orario. Quindi che cosa vuol dire? Che i fisici avranno un vantaggio sugli int, gli int avranno un vantaggio sui tech, tech sugli AGL, AGL su STR ed STR su fisico e così via, eccetera eccetera. Quindi di conseguenza potete fare anche questa piccola tabella al contrario, perché saprete quali sono le debolezze e le forze. Quindi quando costruite un team, soprattutto per un evento in particolare, potreste sfruttare i colori a vostro vantaggio. Ora, ci sono team colori che funzionano bene, team a non colori che non funzionano bene, ma questo ovviamente è dato dal fatto che adesso ormai sono state inserite anche le categorie che permettono comunque di spaziare tra i colori e al tempo stesso vi permettono di ottenere un bonus altrettanto efficace nonostante tutto. Quindi
Rimuoviamo questa tabella che per adesso non ci serve, visto che era soltanto per farvi vedere come funzionano debolezze e resistenze all'interno di Dokkan, e concentriamoci sul come scegliere il leader. Allora, i leader si dividono in, ovviamente, in leader di categoria, quindi leader di colore, e leader di tipi. Mentre invece i leader che contengono il colore e il tipo vengono definiti God Leader, perché giustamente possono essere utilizzati per uno e per l'altro. Un esempio molto pratico che vi voglio fare è Rosé. Rosé, come potete vedere, è un leader, ma è un leader di tipo, di tipologia, perché aumenta il ki, l'attacco e la difesa, e anche gli HP, dei tipi Extreme, quindi solo ed esclusivamente rivolto al team Extreme, quindi non Super, né AGL, né niente. Quindi lui tecnicamente potrebbe essere intitolato come un leader del tipo, quindi un leader di tipologia, ovvero gli Extreme. Mentre invece Vegetto, se facciamo un altro esempio, come potete vedere, AGL Type Ki più 3 HP attacco e difesa del 70%. Quindi lui non è un leader del tipo, ma è un leader di colore, quindi un leader AGL, un puro leader AGL. Infatti viene utilizzato come leader del AGL in generale. Mentre invece poi, se dovessi farvi vedere magari Goku Kaio e AGL Type pure, mentre invece poi Gogeta Int ad esempio è Super Int ed Extreme Int ovviamente, però noi parliamo del fatto che non si parla soltanto di Super, non si parla solo di Extreme, non si parla solo di Int, ma lui proprio è specifico, Super Int, come ad esempio Goku Super Saiyan 3, Super Tech Type Ki e anche Extreme Tech Ki. Questo perché? Perché questi sono per l'appunto i God Leader. I God Leader sono quei tipi di carte che potenziano incredibilmente un tipo e anche ovviamente il suo, diciamo, la sua nemesi in questo caso, ovvero gli Extreme, però potenziano soprattutto quella determinata tipologia. Infatti Goku Super Saiyan 3 Tech Angel è il God Leader dei Super Tech. Quindi se voi costruite un team Super Tech con lui come leader avrete dei buff e dei boost veramente eccezionali. Ma cosa vuol dire Super e cosa vuol dire Extreme? Non vuol dire nulla di che, vuol dire semplicemente Super i buoni, Extreme i cattivi. Quindi se volete costruirvi un team Super ovviamente dovrete avere tutti personaggi buoni, mentre invece se volete costruire un team Extreme dovrete avere tutti i personaggi cattivi. Un team perfetto con tutti i buoni sarebbe avere come leader Vegetto Fisico Blu, perché come potete vedere aumenta i super con 3 ki, attacco HP e difesa del 50%, quindi non è male. Però se volete ovviamente avere un team efficiente, vi conviene sempre avere un God Leader di riferimento, perché sarà quello che dovrete utilizzare insieme al vostro amico. Chi è l'amico? L'amico è semplicemente un altro player nel gioco che mette a disposizione il suo leader negli eventi, o comunque in generale mette a disposizione il suo leader. Quindi di conseguenza voi avrete il vostro leader e il corrispettivo del vostro amico. Se lo avete uguali, ovviamente aumenterete le vostre caratteristiche del doppio, quindi bisogna cercare di ottenere un leader, scusate nel frattempo bevo, di ottenere un leader tale che è giocato per poter avere la doppia possibilità di utilizzarlo. Quindi siamo già a un buon punto. Detto questo, concentriamoci adesso sul come effettivamente costruire un team. I team possono essere costruiti per colore, come vi ho detto prima, tipologia e categoria. Quindi, se per esempio partiamo dalla categoria, giusto? Categoria. Adesso ovviamente nel global ne esistono soltanto 5, quindi non sono neanche così tante queste categorie, però già hanno i loro leader, i loro God Leader, quindi potete tranquillamente utilizzarle e potete tranquillamente capire come vengono strutturate.
Ad esempio, una che per esempio per me vale tantissimo, la categoria Fusion. Ecco, io con la categoria Fusion ovviamente c'ho il team, che sarebbe il classico team Metamor, che ormai penso abbiate sentito qua e là un po' tutti. Il leader di questo team è Gogeta Super Saiyan 4, quindi se non avete Gogeta Super Saiyan 4 non potete fare sto team. Perché? Come avete potuto vedere, lui per la categoria Fusion, quindi tutte le fusioni, aumenta HP, attacco e difesa del 150% e dà anche 3 ki. Oppure ai tipi tech dà 3 ki, attacco, HP e difesa del 50%. Quindi è un leader delle fusioni, ma anche un leader tech. Anche se ovviamente come leader fusione è decisamente più forte, ma senza ombra di dubbio. Poi utilizzato in doppio è anche meglio, perché aumenta di 150, 150 sono 300%, e poi male che vada con i tech del 50%, quindi con un altro amico sono 100%, ed è stupendo, veramente stupendo. Poi un'altra tipologia di categoria, quella che è uscita ora ad esempio, i Realm of Gods. Anche qua ho abbastanza scelta. Il leader è lui, Goku Ultra Istinto. Vedete, categoria chi più 2, HP, attacco e difesa del 120%, perché sicuramente quando andrà a tour arriveranno a 130 o a 150%, ma al tempo stesso è anche leader degli int, quindi volendo si può utilizzare anche in un team int tranquillamente. Ovviamente sì, penso che nella versione tour arriverà a 130-150%, così come Gogeta, e lì veramente ci sarà da ridere, perché sarà veramente eccezionale. Comunque, una volta individuato il leader è giusto costruirgli la squadra attorno. Poi, se lasciamo perdere le categorie, dato che comunque volete lasciar perdere le categorie che dite ah non ho la possibilità di fare i team di queste categorie, bene, concentratevi o sui colori, quindi AGL, Tech, Int, STR, Fisico, oppure sulla tipologia Super Extreme, perché è possibile fare team anche solo Extreme, solo Super, oppure insieme, mischiati. Ora, ad esempio, io questo qua è il mio team Realm of Gods, perché ho praticamente tutti i personaggi che fanno parte della categoria Realm of Gods, ma ci sono anche altri tipi di team. Come potete vedere, l'extreme fisico, dove sono praticamente tutti extreme e tutti fisici. Perché? Perché abbiamo Cooler, che è extreme fisico type chi più 3, attacco, HP e difesa del 120%. Quindi lui praticamente è il leader degli extreme fisici, e infatti l'ho messo in prima posizione. Sapendo di poterlo giocare con un altro Cooler, ovviamente otterremo il bonus del 240% per tutti gli extreme fisici. E dato che sono tutti extreme fisici, praticamente il team può girare abbastanza bene. Forse l'unico che in questo team magari è un po' che stona sarebbe Broly, però io glielo sto tenendo sempre perché è un extreme fisico e riceve bonus, soprattutto anche perché lui ha l'additional e quindi fa più attacchi, e a me va bene così. Quindi stiamo iniziando un po' a inquadrare come effettivamente costruire il team. Quindi, cosa fondamentale, leader. Bisogna vedere che cosa aumenta il leader e costruirci la squadra attorno. Però c'è anche da dire che non si basa tutto sul leader e sul costruire la squadra attorno al leader, perché ogni personaggio possiede, ad esempio ritorno sempre su Vegetto che mi viene quello più comodo, ogni personaggio possiede delle link skill, vedete, che sono rappresentate qua sotto. Queste link skill ovviamente, diciamo, variano da personaggio a personaggio. Possiamo dire che comunque le link skill tra personaggi simili si somigliano, quindi già magari anche a intuito, conoscendo l'anime, sapete chi quali personaggi tra di loro hanno feeling, no? Quindi come riescono a legarsi tra loro i vari personaggi. Ad esempio Vegetto ha Golden Warrior, che viene rappresentato dai Super Saiyan, la categoria Super Saiyan, Fused Fighter, perché ovviamente stiamo parlando sempre di personaggi fusi,
Shocking Speed, perché stiamo parlando di un personaggio estremamente veloce ed estremamente forte. First Battle, che sarebbe la fierezza di battaglia, quindi un personaggio che, diciamo, un po' spocchioso, che si sente tanto altezzoso perché sa di essere forte. E quindi tutti questi link uniti tra di loro permettono dei potenziamenti. Conosco un sito che possibilmente vi metterò in descrizione, che si chiama Dokkan Build Battle, una cosa del genere, che praticamente vi permetterà di costruire il team in base ai link che ovviamente si vanno a concatenare tra di loro. Ed è molto molto utile per costruire un team dove i link funzionano bene. Se poi riuscite ad individuare anche i colori o comunque la tipologia esatta, siete a cavallo. Quindi abbiamo parlato anche delle link skill. Ora andiamo un attimo su team per farvi vedere cosa riesco a, diciamo, già adesso da solo riesco a progettare. Ora ovviamente questo è un team extreme fisico che si basa solo esclusivamente sul potenziamento dei due leader, quindi dei due cooler che andremo ad utilizzare, uno nostro e uno come amico, e diciamo che già i potenziamenti saranno evidenti. Ok, ci siamo. Come link non sono neanche abbastanza male, perché essendo tutti extreme sono tutti cattivi e quindi di conseguenza hanno tutti quasi gli stessi obiettivi comuni, e quindi di conseguenza hanno tutte le link skill comuni. Cominciate a capire che cosa sto cercando di farvi entrare in testa? Cioè, i buoni hanno un obiettivo, i cattivi ne hanno un altro, e quindi sono accomunati da queste link skill. Andiamo avanti. Questo è il team Metamor che sto utilizzando al momento. Ovviamente Metamor perché sono tutti fusioni. Abbiamo Gogeta Super Saiyan 4, Gogeta Super, Gotenks Super Saiyan 3, Gotenks Super Saiyan, Gotenks normale e Karoli. Che Karoli ovviamente è un personaggio di pura fantasia che è uscito dalle batch delle fusioni, dove appunto si avveniva la fusione tra Goku e Broly, formando Karoli, da Kakarot e Broly. Questo team ovviamente è uno dei team più forti all'interno di Dokkan, perché avendo Gogeta come leader e utilizzando un altro Gogeta come amico, abbiamo praticamente HP, attacco e difesa, moltiplicati del 300%, quindi triplichiamo praticamente gli HP normali. E se noi abbiamo adesso 60.000 HP normali, se li triplichiamo arriviamo praticamente a 180 più 60, 240%, cioè 240.000 di HP. Poi ovviamente tra bonus, tra cose eccetera eccetera, andremo ad aumentare. Io infatti arrivavo praticamente ad avere come HP 300.000 con questo team, cioè per farvi capire quanta HP potessi accumulare. Ma comunque, lasciamo perdere. A parte il fatto che le link skill tra di loro sono tutte uguali, quindi sono praticamente potenziati con i chi sempre al massimo, quindi diciamo un team che gira veramente veramente bene. Se avete Gogeta Super Saiyan 4 e avete le fusioni, vi consiglio veramente di farvi il team Metamor. E praticamente per quanto riguarda gli eventi in generale non avrete assolutamente nessuna difficoltà, li potrete fare tutti, e dico tutti, a qualsiasi difficoltà. Veramente non risparmiatevi, perché non ne avrete il motivo. E un altro team che ho costruito, come potete vedere, un team tech, solo tech, quindi qua ci sono sia personaggi extreme sia personaggi super, però tutto di categoria tech, perché come leader, come potete vedere, sto utilizzando Black LR, che è un tipo che lui praticamente è un leader di tipologia, quindi tech type chi più 3, HP, attacco e difesa del 90%, quindi accomunato con un altro Black LR, o addirittura anche con un Gogeta, perché posso affiancargli un Gogeta, dato che ha praticamente per i tech chi più 3, attacco HP del 50%. Certo, non saranno 2,90% che ci boostano, quindi più 180%, però già un 90 più 50 sono sempre 140%, che non è male, non è assolutamente male. E come potete vedere il team è anche abbastanza forte. Abbiamo Black LR, Masked Saiyan, Super Gogeta, Goku Super Saiyan 3, Tech Tour, Merge Zamasu e anche Super Androide 17, che sembra inutile all'interno di questo team, ma vi posso assicurare che è utilissimo,
è veramente utilissimo, ma farò un video a parte su questo team perché appunto ve lo voglio presentare e vi voglio fare vedere come effettivamente è forte. Questo team ovviamente, come vi ho detto prima, non è caratterizzato dalla tipologia, dalla categoria o da quello che è, ma è caratterizzato solo esclusivamente dal colore. Quindi voi avete la possibilità di ottenere un buon team anche grazie al colore. Ricordatevi però che il colore è una cosa, le link skill sono altre. Infatti io, nonostante abbia il colore praticamente uguale per tutti, quindi tutti tech, al tempo stesso ho scelto personaggi che riescono a legare tra di loro. Ad esempio Goku e Gogeta legano abbastanza bene, Merge e Zamasu con Black Lair legano da dio. Anche paradossalmente parlando, Gogeta e Super C17 legano tantissimo perché fanno parte della categoria GT, quindi sono tutti e due di Dragon Ball GT, sono personaggi fusi, quindi si danno tantissimi chi a vicenda, sono tech, quindi già un altro punto a favore, ma la cosa fondamentale che mi ha fatto inserire Super C17 all'interno di questo team è il fatto che lui è un Orb Manipulator, ovvero colui che modifica le Orb. Perché? Nella sua skill passiva, come potete vedere, cambia le sfere STR, quindi cambia le sfere rosse e le fa diventare tech. E poi ovviamente ha un piccolo potenziamento dell'attacco al 20%. Come potete vedere, anche come link skill possiede Fused Fighter, possiede Nightmare, Big Bad Boss, Fear and Fate, che è un legame importantissimo soprattutto con Black LR e con Zamasu. Quindi Super C17 in questo team fa veramente la sua figura. Quello un po' più forse escluso tra virgolette è Goku Super Saiyan 3, perché riesce a legare esclusivamente con Gogeta, quindi se non riesco a mantenerli in turnazione insieme ho qualche difficoltà a fargli fare la special, anche se come potete vedere il suo attacco è eccezionale, quindi mi permette di fare danni lo stesso, ma se non riesco in un qualche modo ad ottenere la special, un po' mi dispiace, perché anche è uno stunner, quindi mi converrebbe tantissimo averlo praticamente con la super sempre caricata. Team Super Int, che ho costruito in modo tale da avere tutti i personaggi Int e Super, quindi tutti buoni, e della tipologia Int. Un team che lega così e così, a dire il vero, diciamo sono molto forti perché hanno Gogeta come leader, e se utilizzassi un altro Gogeta come leader il team cambierebbe veramente in maniera drastica, ottenendo un potenziamento per l'appunto del 240%, 6 ki ogni turno tutti quanti a testa, quindi diciamo partirebbero già molto avvantaggiati. Quelli che legano estremamente bene in questo team sono ovviamente Gogeta e Gotenks, perché sono due fusioni, Goku Ultra Istinto e Vegeta, perché sono appunto tutti e due del team Realm of Gods, ma sono anche praticamente legati da quasi gli stessi ki. Questo Goku invece non è particolarmente forte, ma è un Orb Manipulator, infatti cambia le AGL, le sfere AGL in quelle ki e aumenta l'attacco del 20%, quindi è un classico Orb Manipulator. L'unico forse veramente pesce fuor d'acqua di questo team è Goku Junior, che però sto utilizzando perché praticamente è un personaggio portato al 100%, quindi con la stellina Rainbow, come potete vedere, quindi ho sbloccato tutte le strade, ho dato tutte le orb e praticamente l'ho portato al 100%, quindi non utilizzarlo sarebbe quasi un peccato, anche se effettivamente i suoi danni li fa lo stesso. Potrei mettere magari qualche personaggio migliore? Sì, effettivamente potrei, ma non voglio, quindi detta molto, molto chiaramente. Altro team, il team Realm of Gods, di cui mi sto divertendo tantissimo, che ho modificato tra l'altro, mettendo Black fisico al posto di Goku Kaio, e facendo questa scelta tecnica sono riuscito addirittura a sconfiggere e a battere la Boss Rush 3. Quindi stiamo parlando di un cambiamento che mi ha permesso di fare un qualcosa di eccezionale. Infatti molto probabilmente vi porterò la Boss Rush completa con questo team e per farvi vedere come sono riuscito a portarla a casa. E poi un team Super STR, dove praticamente ho messo un Gogeta come leader, ma in realtà
potrei mettere un qualsiasi altro leader STR, che però purtroppo non ho. Quindi ho preferito mettere quel Gogeta, anche se effettivamente lui dà a tutti i tipi, chi più 3 è un attacco di 3000, che sinceramente non è assolutamente male. Ovviamente buildato in 11 critico, 3 in additional, ho un'altra copia da dargli in ability, quindi stiamo a posto, non è un problema. Questo è un team che non ho costruito per giocarlo, l'ho costruito soltanto perché mi serviva per degli eventi, in particolare per farmare anche le Old Kai Stone, quindi lasciate perdere il team perché è completamente fatto a caso, non ha link, non ha niente, proprio lasciate perdere. Come punto di riferimento cercate di prendere invece questo, dove la categoria fa tanto, ma cercate anche di individuare i link tra di loro. Ad esempio, a parte Goku il Tristinto, tutti gli altri personaggi, quindi Vegetto Blu, Black LR, Merge Zamasu, Black Rosé e Black Fisico, sono tutti della stessa saga, quindi di conseguenza hanno un link skill molto simile. Ed è questo che a voi deve giovare. Se voi conoscete la storia di Dragon Ball o conoscete la storia dei personaggi, creare link o comunque creare il team sarà tutt'altro che difficile, perché conoscendo la storia, conoscendo i personaggi, saprete già da subito quelli che hanno un feeling particolare, come ad esempio gli androidi, che hanno un feeling tutto per conto loro, quindi si può fare un team anche solo con gli androidi. Ci sono tante tante cose che potete fare in questo gioco, ed è questo il bello: costruire tanti team, costruire tante tante squadre e poterle sfruttare o per il loro leader o per il loro, per il loro moveset, per il loro linkset. E questo vi deve fare riflettere tantissimo. Beh, un altro pochino d'acqua. Per cui, recapitolando, come effettivamente dovete costruire un team. Il team fondamentalmente dovete costruirlo un po' a istinto. Vi metterò il sito in descrizione di Dokkan Battle Builder, giusto per magari farvi un'idea sui link dei personaggi. Ma il team va costruito o per colore, quindi AGL, Tech, Int, STR, Fisico, o per tipologia, quindi Super, però poi accompagnato da Super Int, Super AGL, Super Tech, anche se c'è chi dà boost soltanto ai tipi Super, come Vegetto Blu, come vi ho fatto vedere. Quindi o tipologia Super o tipologia Extreme. Se poi utilizzate le categorie non avrete problemi, perché potete mettere Super, Extreme, Int, AGL tutti insieme e avere comunque una squadra eccezionalmente forte, perché riuniti tutti dalla stessa categoria. Quindi non solo avrete il potenziamento di categoria, ma avrete anche il potenziamento che scaturisce dai link. Chiuso il discorso. Ok, penso che la questione sia abbastanza chiara, nel senso, ho cercato di essere il più elementare possibile per farvi capire come effettivamente farlo. Per cui spero che il video vi possa essere utile, che vi sia piaciuto, e spero soprattutto che veramente vi abbia dato una mano a costruire un team. Poi ovviamente se avete difficoltà è normalissimo avere difficoltà all'inizio, però vi ricordo che i mezzi ci sono. Vi metterò questo sito in descrizione che vi aiuterà veramente tanto, e vi farò un video a parte anche sul come utilizzarlo. Quindi io vi ringrazio ancora per essere stati con me e ci vediamo al prossimo video.